Ci siamo Luca, ci siamo. Ah, finalmente qualche risultato inizia a uscire. Nell'arco di questo episodio eseguiremo una serie di prospezioni. In poche parole, una serie di assaggi alla ricerca dell'oro. Benvenuti in questo secondo speciale di Gold Rush, la febbre dell'oro, terza stagione. Buongiorno cercatori d'oro, il mio nome è Matteo Oberto, sono un prospettore. Nell'arco di questo episodio il mio obiettivo è quello di eseguire una serie di test, o meglio dette prospezioni. Infatti i depositi auriferi qui in Italia sono effimeri, sia nel tempo sia nello spazio. Significa che piena dopo piena l'oro tende a spostarsi e quindi a produrre nuovi depositi a scapito di quelli invece più antichi. Questo aspetto è il cuore pulsante della ricerca dell'oro. Il fatto che è una ricerca rinnovabile è il bello e il brutto di questa pratica, il fatto che bisogna continuamente cercare nuovi luoghi, perché una volta trovati questi luoghi auriferi in poche ricerche, in poche giornate di lavoro vengono esauriti. In ogni caso un deposito aurifero non è mai esaurito completamente, ci sarà sempre l'ennesima pagliuzza, grano d'oro dimenticato da altri cercatori oppure semplicemente in luoghi dove non si è ancora ricercato. Piena dopo piena il greto del fiume oltretutto muta la sua morfologia, producendo nuovi arricchimenti o addirittura scoprendone di antichi non ancora sfruttati. È necessario quindi una ricerca continua nel tempo, ma tenendo in considerazione che lungo questo fiume potreste impiegarci anche decenni a estrarre ottime quantità di oro, prospezione dopo prospezione. Dopo queste spiegazioni vi mostro un caso veramente eclatante. Seguendo questa curva e questa traiettoria, l'oro è andato a depositarsi in corso delle piene proprio lungo questa curva, questo è un fratto. Questo è un assaggio che ho portato avanti nell'arco degli scorsi episodi. Questo è un luogo particolarmente arricchito per numerose caratteristiche. La prima è che affiora il bedrock, la roccia che costituisce la montagna. L'oro non può andare più in basso di questa roccia. Il ciottolame infatti si appoggia su questa roccia. Come potete osservare qui, vedete qui spuntano i ciottoli. Come vedete il sedimento a contatto col bedrock è quello più rugginoso. Il sedimento che poggia sul bedrock tende a essere quello più aurifero. In poche parole, in tutta questa ghiaia, quella più interessante e promettente è proprio quella appoggiata lungo il bedrock. E di solito è ghiaia alquanto cementata. L'escavazione di questo sedimento ha una caratteristica di rinnovabilità. Non conviene escavare questi costoni, non è neanche legale. Bensì una malizia è quella di aspettare che vengano naturalmente rotti e cercare di comprendere dove depositino l'oro presente al proprio interno. E solo una volta trovato l'oro e compreso quale può essere la sua quantità, la concentrazione del sedimento, allora si potrebbe piazzare la canalina e quindi escavare tutto il deposito aurifero presente, o perlomeno la maggioranza dell'oro presente. Quando il fiume va in piena, l'acqua va a sbattere contro il costone. E infatti si vedono numerose radici affiorare proprio a causa dell'erosione. L'oro quindi viaggia da monte dove viene eroso e si deposita qui a valle dove vi è altro bedrock. Infatti appurata la presenza dell'oro è importante, fondamentale anche cercare di comprendere come settare al meglio gli scavi per l'ecosostenibilità e soprattutto i lavaggi per non percorrere troppa distanza con i cabassi pieni di sedimenti che pesano anche ognuno 30-40 kg. In poche parole quindi da qui arriva l'oro, qui si deposita e qui posso piazzare la canalina. Innanzitutto il nostro obiettivo come cercatori d'oro è quello di collezionare quanto più oro possibile nel minor tempo e col minimo sforzo. Spoiler, questo non sempre è possibile perché a volte potrebbe mancare l'oro, alle volte quello che c'è è faticoso estrarlo e in ogni caso potreste trovarvi nel fiume sbagliato o almeno nel luogo sbagliato lungo il medesimo fiume. Ecco perché la prospezione è un'attività fondamentale per cercare di comprendere dove l'oro potrebbe essersi depositato oppure no. Questo speciale infatti vuole essere una guida per tutti coloro i quali nell'arco del 2024 volessero avere le tecniche più efficaci per trovare l'oro nel più breve tempo possibile e chiaramente col budget minore possibile, che tendenzialmente coincide con un kit di piatti 40-50 euro a cui si dovrebbe aggiungere il mio libro La Corsa all'Oro, che vi spiegherà come utilizzarli nei luoghi più promettenti e nella maniera più performante. Link qua sotto in descrizione al video in cui vuole essere la vostra copia autografata. Il primo test che facciamo è proprio nel sedimento caduto dal costone a causa della naturale erosione. Il primo sondaggio non ha dato risultati. Non significa che non vi sia oro in questa postazione, ma chissà se sarà il luogo ideale per le prossime future stagioni di Gold Rush. Più che fare i test non si può. Andiamo a raccogliere il sedimento che è naturalmente caduto dal costone. La ricerca dell'oro è composta da momenti di scavi, di speranze
e soprattutto da momenti di grande felicità e soddisfazione quando si trova ciò che si cerca. Vediamo che cosa produce questo secondo test. Il primo, se andate in bianco, magari qui un granuletto, una pagliuzza potrebbe uscire. D'Arezzo qualche parte, l'oro trovato a valle, deve arrivare. Via via col piatto il sedimento viene ridotto in volume. E direi che anche nel secondo test siamo andati in bianco. Luca, siamo abbastanza delusi dalla comunità. Terzo test, Chuck si gira. In questo terzo test abbiamo grattato poco a valle il bedrock. Qui ci ha dato molta soddisfazione in passato. Vediamo se potrebbe darcene anche in futuro. Terzo test, terza prova, terzo tentativo. Se neanche in questo caso ci desse qualcosa sarebbe abbastanza deludente. Qui in passato circa 5-6 grammi questo luogo ci ha dati. Dovremmo cambiare curva. Per fortuna ogni fiume ha molte curve. Forse un piatto potrebbe essere poco per un test. Potrebbe darsi che abbiamo preso in luoghi sbagliati e per quello che si fanno tanti tentativi diversi in posti diversi. Io, Luca e mio collega prospector ci siamo dati fin dall'inizio delle nostre campagne di esplorazione degli obiettivi. Già l'oro deve comparire al piatto. In poche parole, già al piatto devono esserci dei chiari segni della presenza dell'oro nell'area. Altrimenti cambiamo luogo. Vediamo i risultati del terzo test. Anche in questo caso specifico, purtroppo, nessun risultato. Oggi l'oro si fa attendere, ma d'Arezzo siamo in prospezione. Se volessimo essere pistini, quella è una pepitina d'oro veramente microscopica, quindi dell'oro c'è. In ogni caso, non è assolutamente sufficiente. Possiamo provare leggermente a monte. Là c'è del bedro che affiora con sopra quei ciottoloni. Appurata l'assenza di oro in quantità sufficienti a valle, stiamo procedendo leggermente verso monte. Oltretutto in passato avevamo già anche fatto prospezione in quel sedimento alluvionale veramente molto antico. In questo video, come vedete, stiamo facendo una vera e propria ricerca. Io vi sto raccontando via via le varie tappe delle nostre prospezioni. Spesso non tutti sanno che per cercare l'oro e trovarlo e tutto l'oro che vi mostriamo, dietro c'è un arduo e lungo lavoro di ricerche e spesso volentieri di buchi nell'acqua. Il nostro obiettivo rimane però sempre quello di trovare pepite d'oro in quantità e in dimensioni ragguardevoli. Quarto tentativo, quarto test. Col piccone mi aiuto a disgaggiare il sedimento alluvionale alla ricerca del bedrock qua sotto. In questo fiume, in realtà, il bedrock si nota proprio la differenza. Il sedimento migliore e più promettente è sempre quello appoggiato. E incrociamo le dita che questo quarto test finalmente ci possa dare qualche soddisfazione. Vediamo cosa ci riserva questo quarto tentativo. Penso che l'hai caricato un po' troppo il piatto, Luca. Del resto c'è anche poca acqua. Quando si fa prospezione si fa ricerca e tendenzialmente la ricerca non si fa da soli, si fa in piccoli gruppi o in coppie. Anche nel momento in cui si trovasse qualcosa di importante è bello condividere il ritrovamento con qualcuno. Quel qualcuno deve essere una persona fidata, perché potreste imbattervi un vero e proprio tesoro sommerso, nascosto e pronto da ritrovare e collezionare. E Luca è molto fidato. Luca concentra la sabbia sperando finalmente di vedere qualche risultato. Ci sono anche dei sassolini color verde e nero, indicatori della presenza di un deposito pesante. Ci sono anche dei granati, ulteriori indicatori che siamo potenzialmente in un luogo giusto. Ci sarà dell'oro in questo quarto tentativo? Niente. O siamo sfortunati o peschiamo i punti sbagliati. Non ci si arrende e di oggi qualcosa dovrà uscire. Tentiamo ancora. Ci siamo spostati ancora leggermente a monte e stiamo risalendo il fiume test dopo test. Per ora ancora nulla, ma non si demorde, prima o poi uscirà qualcosa. Siamo risaliti lungo questa barra alluvionale ricca in ciottoli e siamo all'apice di questo deposito. Quinto test. Ben tre puntini, finalmente. Questi potrebbero già essere una buona concentrazione per video futuri. Hanno un aspetto alquanto grezzo, ma del resto in questa zona troviamo anche quella delle pepitine. Finalmente qualche risultato iniziamo a ottenerlo. C'è ancora un posticino che desidero vedere prima di chiudere la prospezione di oggi. Chissà che finalmente troveremo qualcosa degno di nota. Da questo luogo quindi sono usciti ben tre puntini alquanto grezzi. Non ci rimane altro che effettuare un ultimo piatto per confermare la presenza dell'oro e quindi un nuovo deposito. Prossima stagione in arrivo? A breve? Chi lo sa. Lavo il sedimento a contatto col bedrock, lo recuperiamo, lo mettiamo nel piatto. Ed eccoci pronti per l'ultimo piatto della prospezione di oggi. Ho grattato proprio qui a contatto col bedrock. Vedete che addirittura viene via a pezzi. È proprio il luogo giusto per trovare una piccola pepitina. Ehi Luca, non buttare via le pepite. Guardate che estensione del nuovo deposito d'oro dovrebbe esserci. Idealmente penso che ne avremo per fare una nuova stagione, se effettivamente qua darà prova della presenza dell'oro, chi lo sa. Ci vuole continuità nel deposito aurifero. Dai Luca, forza, vediamo qualche risultato.
Desidero farvi notare i vari minerali indicatori della presenza del loro in quest'area. Come vedete abbiamo tanti granati tondeggianti di color rossiccio. Qua là abbiamo ancora qualche pezzo del grafito scisto. Momento della verità, via via il concentrato si assottiglia. Speriamo in bene, ragazzi. Sarà quest'ultimo piatto della giornata interessante? Avremo trovato finalmente l'oro? Vediamo se questo concentrato contenesse dell'oro. Ah, eccolo lì. C'è anche un granuletto lassù in alto, ma quella pepitina è proprio carina. Vediamo di rubarla in poco tempo, Luca. Ha tutta l'aria di essere una pepitina, effettivamente ha un po' di spessore. E guardate che bel colore giallo. Ecco la pepitina in tutta la sua bellezza. Accendiamo la nostra bilancia, cambiamo l'unità di misura, andiamo in grammi. Momento della verità. Tagliamola. Ecco la nostra pepitina. Alquanto piccolina, a vederla bene. Penso possa pesare 0,02 grammi. Vediamo subito. E voilà. Oh, ci avevo praticamente preso. In realtà è leggermente di più di 002 e 0023. Ma è comunque un ottimo trovamento da aggiungere in collezione. Direi che una bella pepitina è uscita infine. Finalmente la prospezione di oggi ha dato qualche frutto. Abbiamo trovato quello che potenzialmente potrebbe essere il nuovo deposito d'oro per effettuare, registrare, montare, pubblicare la quarta stagione di Gold Rush, la febbre dell'oro. E nel caso in cui desideraste approfondire la ricerca dell'oro, mi raccomando, La corsa all'oro, un ottimo libro da leggere durante le vostre ferie in estate sotto l'ombrellone, in maniera tale da partire con la vostra corsa all'oro nell'arco del prossimo autunno 2024. È vero che abbiamo fatto giù di boa della stagione aurifera 2024, ma c'è ancora veramente molto da scoprire insieme. Vi lascio qui la playlist completa con tutti gli episodi e intanto mettiamo questa pepitina in collezione.